Forza, sbrigati, Chrissy, o faremo tardi al concerto. Non puoi vestirti più in fretta. Io mi vesto sempre in fretta. E allora perché stai tardando? Ho un dubbio. Quale dubbio? Non so se sia il caso di vestirmi tutta di giallo o tutta di blu. Oh. Chrissy, sii seria, mettiti quello che trovi. È un concerto rock, non una sfilata di alta moda. La gente che ci va pensa a una cosa sola, alla musica. Sta tranquilla, nessuno baderà come sei vestita. D'altra parte io sono stonato. Queste lenti sono veramente strane. Alcune parti della tua maglietta mi sembrano più vicine di altre parti. Jack, smettila. Scusami, andiamo. Oh, ciao, Janet, permesso, fatela. Chiediamoglielo. No, Janet, aspetta, non sederti. Un amico a scuola mi ha regalato 3 biglietti per vedere un concerto rock. Vuoi venire? Oh, no, ti ringrazio tanto, Jack, ma dopo 8 ore in piedi nel negozio di fiori ho solo voglia di sedermi e mettere le sole. No, no, coraggio, coraggio. Non vorrei perderti questo nuovo complesso, i 4 più 4. Sono davvero diversi. Cosa hanno di tanto diverso i 4 più 4? Che sono solo 5 più 3. Allora, che ne dici? Vado io. No, io... Sì, tu, prendo il golf. Sembra che dovremo andare senza di te. Sì, andate, andate. Non Larry, arrivi proprio in tempo. Ho un biglietto in più per il concerto di stasera dei 4 più 4. Vuoi venire? La vita è così crudele. Non voglio una risposta filosofica, sì o no? Jack, devo parlare con te. No, Larry, ci sentiamo domani. Adesso devo domani andare. Potrebbe essere troppo... Ci ciao, vediamo, Larry. Jack! Ciao, arrivederci, ragazzi, divertitevi. Ok, Larry, cosa c'è che non va? Ecco, vedi, io ero, o meglio, conosco un bravo ragazzo. Continua, sentiamo. Era un ragazzo felice. Giorni fa è uscito con una donna favolosa. E insomma, in una scala, diciamo, da 1 a 10, si classificava al 15. Da far saltare il contatore. Va bene, il tuo amico era uscito con questa donna. Donna favolosa. Donna favolosa, esatto, okay. Siamo precisi. Stavano cenando a lume di candela e da dove erano seduti potevano vedere la luna, la pallida sorella notturna. Alla fine, verso le 10, lui ha tolto di mezzo le bottiglie vuote e tutti gli ossicini di pollo. L'ha presa teneramente fra le sue braccia e fissandola ha cominciato a sussurrarle frasi da far intenerire un torrone. Lo sai com'è andata a finire? Beh, non è difficile da... No, niente affatto. Lei gli si è addormentata tra le braccia. No. Vedi? Nemmeno tu riesci a crederci. E quando si è svegliata ha detto a quell'uomo meraviglioso, così appassionato e incredibilmente romantico, che si era appisolata all'improvviso perché lui era tanto... tanto... monotono. Va bene, il tuo amico sarà monotono. Tanti bei ragazzi lo sono. Sì, ma io no. Tu no? Allora sei tu l'uomo meraviglioso, appassionato e incredibilmente romantico? Sì, e monotono. Hai dimenticato monotono? Niente affatto. Oh. Voglio dire, no, Larry, non sei monotono. Oh, e invece sì, e come? Questo non è vero. Ehi, Larry... Che hai? Coraggio, non esagerare, è solo l'opinione di una ragazza. Scommetto che ne avrai a centinaia di ragazze, vero? Ne avevo. Ormai quei tempi sono finiti, avrei paura a uscire con una ragazza, paura che succeda di nuovo. Sono sconfitto, capisci? Oh, andiamo, Larry. Spero che la vita senza donne abbia i suoi lati positivi. Potrei sempre dedicarmi alla lettura. Dove si compreranno i libri? Finiscila. Non dire stupidaggini. Tu hai molto da offrire a una donna. No, ha detto che sono monotono. Mettici una pietra sopra. Che ti importa di quello che ha detto? Del resto ti conosco da tanto tempo e sono certa che sei un tipo... sì, sono sicura che sei un ragazzo veramente speciale. Speciale? Su serio? Certo. Я возьму твою боль,
Strano, nessuna ragazza me l'aveva detto prima. Ecco, allora lo vedi che non ti scegli le persone giuste. Tu hai bisogno di una ragazza più sensibile, che vada al di là delle apparenze. Deve essere una ragazza molto comprensiva. Insomma, deve essere intelligente. Sì, sì, è vero, hai proprio ragione. Ma dove la vado a cercare una ragazza del genere? Oh, non è difficile, probabilmente ce l'hai sotto il naso. Janet, le cose che hai detto mi hanno fatto veramente bene. Sono cambiato, ho ritrovato la fiducia in me stesso. Sono proprio contenta, ma ora torna a casa e sta di buon umore. Certo, certo, grazie. Figurati. Janet. Cosa c'è? Ci vedremo ancora? Sì, lo spero. Via. Via. Avanti, è aperto. E via. Ciao, Larry. Mi dispiace per ieri sera, ma avevo fretta e... Ma che stai facendo? Sto togliendo tutte le fotografie. Se le togli tutte, le pareti sembrano nude. A dire la verità, sono nude anche con le foto. Ad ogni modo, è finita. Non ne avrò più bisogno, amico mio. Ecco fatto. Che hai? Ti senti male? Hai la febbre? Avanti, fa così. Che impressione. Jack, Jack, ho finalmente trovato la ragazza dei miei sogni. È arrivato l'amore. Un'altra volta. Scusa. Io sto dicendo sul serio. Ah, ecco. Jack, sono innamorato, evviva! Va bene, chi è la fortunata? Senti, forse non ci crederai. Abita nel nostro palazzo e non l'avevo mai notata. Un viso intelligente, splendidi occhi neri, capelli neri e corti, sensibile, spiritosa, belle forme. E c'è da ridere? Niente, sembrava che stessi parlando di Janet. Infatti sto parlando di Janet. La mia Janet! No, la mia Janet. Sono innamorato di lei. Tu ami Janet? E Janet ama me. Mi prendi in giro, vero? No, no. Ma Janet non è certo il tuo tipo di donna. Adesso sì. Che diavolo le hai fatto? Ehi, calma, non ti agitare, rilassati. Lei è sempre la stessa, sono io che sono diverso. Sì, è vero, sono un altro uomo. Sono stanco di quelle donne aggressive che ti saltano addosso. No, aspetta un momento, Larry, io non... Ti telefonano con la libidine. Ciao, maschiotto mio, sono la tua morbida femminuccia. Prepara il letto, sto arrivando. Ah, ma non ti hanno ancora stancato? Beh, veramente ho ancora tanto da imparare. Ti si buttano addosso in quel modo? No, ho chiuso, Jack. Basta con l'amore mercenario. Jack. Janet è la ragazza ideale, di quelle che non si trovano più, all'antica, sensibile, l'ho sognata per tutta la vita. No, ti conosco, Larry, si tratta solo di un'infatuazione. Ti do una settimana, due al massimo e ti sarà passata. Ah, sì? Certo. Allora scommetto che questo ti convincerà. È il mio libretto nero. È tuo. Mio? Avanti, prendilo. Ti dirò, credevo che fosse più grande. Infatti, questo è solo dalla A alla F. Gli altri volumi sono in ufficio insieme all'appendice e ai vari supplementi mensili. Cosa significano questi asterischi vicino ai nomi? Ah, è il mio sistema di valutazione, sì. Ok, ok, ti sei innamorato di Janet, ma come sai che anche lei ti ama? Ho i miei segreti. Che diavolo le hai fatto? Ehi! C'è stato un bacio eloquente. Hai baciato Janet? No, lei mi ha baciato. Cosa? Fai il favore, di a Janet che scenderò fra poco, ok? Sai una cosa? Per me lei vale di più di tutte le ragazze con 5 asterischi, molto di più. Ci sono delle ragazze con 5 asterischi? Altro che. Ma stai attento, è meglio che non provi con nessuna di loro se prima non fai un controllo medico accurato. Addirittura. Larry. Di me? È innamorato di me? Sì, e sostiene che tu sei innamorata di lui. Oh, ma come gli è venuta in mente un'idea del genere? Dopo quello che è successo tra di voi ieri sera. Perché? Che è successo ieri sera? Dai, dai, racconta! Ma assolutamente niente. Cioè, non avevo mai visto Larry tanto giù di morale. Così ho cercato di tirarlo un po' su, tutto qui. Sembra che ci sei riuscita. Gli ho solo detto le solite cose che si dicono. Che era simpatico, che era speciale, divertente. A volte il falso non guasta.
E alla fine lo hai baciato? No, questo non è vero. Larry mi ha detto di sì. No, se l'ha inventato. Figurati se posso baciare Larry. Ah sì, ecco che è successo. Mentre usciva gli ho mandato un bacio da lontano, ma non era d'amore. Non conosci ancora i tuoi poteri? Oh, adesso basta, Jack. Sei tu che hai capito male. Già, tanto male che mi ha regalato il suo libretto nero. Figurati, questo non prova niente. E allora che significa? Deborah Cavano a 5 stelle? Oh no, dammelo. Che vogliono dire quelle stelle? Puntualità, Chrissy. Si è presentata a tutti gli appuntamenti. Ah, ecco. No. No, non ci credo, non ci posso credere, è impossibile, questa storia è ridicola. D'accordo, d'accordo, raccontalo a Larry. Oh, sto sicuro, lo farò, la prossima volta che lo vedo, certo. Una sola rosa rossa, una sola perché sei unica. Rossa come la tua modestia che arrossisce, una rosa in onore della tua bellezza. Grazie. Larry, avrei una cosa da dirti. Taci. Taci. Dolce Janet. Non servono le parole, sento lo stesso cosa c'è nel tuo cuore. Lo so. Ne parleremo stasera. Vengo a prenderti al calar del sole. Acconsenti? Che cosa devo... Taci! Taci, tigre! È terribile, sai? Scusa, Janet, ma perché non ne hai approfittato per dirgli che non sei innamorata di lui? Perché non è facile, Chrissy. Mi dispiace, non voglio ferirlo. Ma non l'hai visto, in questo momento gli potrei fare qualunque cosa. Fatti raccontare i segreti delle sue amiche. Ti prego, Chrissy, è un problema grave, smettila. Il guaio è che non voglio offenderlo e non voglio ingannarlo. Datemi una mano. No, oh, non è facile, Janet. Già, tra l'altro non capisco cosa ci trovi in me. Non lo capisco neanch'io. Chrissy, smettila! No, ha perfettamente ragione, è la pura verità. Voglio dire, non sono certo il suo tipo. Insomma, non sono alta, non sono piena di curve, non sono... Facile? Sentite, è un banalissimo caso psicologico. Larry ha fallito con quello che credeva un obiettivo sicuro, una ragazza a 5 stelle, capito? Quindi ha la reazione contraria e cerca un tipo di ragazza all'antica, timida, sincera, romantica e ingenua. A Los Angeles? Sei sempre la solita. Larry è convinto che sia Janet, quella ragazza timida, romantica e ingenua. E allora che cosa devo fare? Vediamo. Ecco, ho trovato. Devi dimostrare a Larry che in realtà non sei quello che crede. Cioè che lei non è una ragazza? Ah. Andiamo, cerca di stare più sveglia, che lei è un tipo diverso di ragazza. L'idea è questa. Stasera, quando arriva Larry, devi fargli vedere una Janet che lui non conosce e che non esiste. Sexy, una bomba del sesso. Cosa? Sì, ascolta, l'intento è di sbalordirlo, in modo da allontanarlo, capito? Senti, ti faccio vedere, allora, tu non mi conosci, dunque, la scena è questa. Tu fai finta di essere seduta tutta sola all'arcobaleno, va bene? A un certo punto entra nel locale un ragazzo affascinante, ti guarda e ti si siede vicino. Allora? Sto ancora aspettando che arrivi il ragazzo affascinante. E dai, smettila, Janet! Che divertente, okay, insomma, scusa. Vuoi che ti faccia vedere? Sì, certo, continua, sono seria. Ok, avanti. Allora. Allora, che stai aspettando? Io? Cosa aspetto? Già! Niente, anzi, non lo guardo neanche. Tocca a lui fare la prima mossa. Errore!
È esattamente questa la ragazza che Larry crede di amare. Allora... Non capisci che devi essere aggressiva? Sei tu che devi fare la prima mossa. No. Niente, niente, lasciamo stare. Invertiamo le parti. Io sono la ragazza e tu sei il ragazzo, ok? Scusa, vuoi che faccia il ragazzo? Certo. Ok, sono pronta. Credi di essere spiritosa? Fai ridere solo i polli. Insomma, vuoi che ti aiuti? O lasciamo stare. Mi dispiace, continua. D'accordo, è l'ultima volta, eh? Starò attentissima. Allora, io sono il ragazzo, ricominciamo. Senti, lo so che non è sabato sera, ma ho ugualmente la febbre. Ti interessa una relazione da approfondire, diciamo, entro mezzanotte? No, no, non mi interessa. Ma vuoi liberarti di Larry o no? Sì, certo. Allora rilassati e ascolta le parole del maestro. No. Tutto sta a trovare il tono giusto, ok? Okay. Allora tu sei il ragazzo. Io sono il ragazzo. È quasi pronto. Ah, perfetto. Il momento della verità. Ciao. Buonasera, vengo a far visita a Jennifer. Certo, entra pure, Larry. Siediti. Grazie, sei molto benvenuto. Gentile. Dille di venire subito. Janet, c'è una visita per te. Anche oggi è una bella giornata. Eh sì, altro che. Ma nello stesso tempo imprevedibile. È vero. Si dice scherza coi fanti e lascia stare i santi. Quella Janet è veramente una ragazza d'oro, eh? Ti piace tanto, vero? Le mie intenzioni sono molto serie e onorevoli. Dove andate stasera? Non preoccuparti, la riporterò a casa a un'ora decente. Crazy. Ciao, maschiaccio. Spero che ti piaccia quello che vedi. Certo, veramente... Sì, forse avrei... Avrei dovuto dirti che andiamo a un concerto sinfonico. Chrissy, Jack, fuori. Voglio restare sola col mio uomo, non so se mi spiego. Ah. Che cosa gli farai tu alle donne? Cercate di non innescare l'allarme antincendio, ok? Ma di che stanno parlando? Non è ancora chiaro? Devono essersene accorti. Di cosa? Dell'attrazione fisica, della chimica amorosa, dell'elettricità neuroghiandolare. Janet, ti ho portato una cosetta, un pensierino, un bel mazzolino. Evviva, fumiamolo allora. È una battuta, non è vero? Voglio infilarti un fiore fra i capelli. No, Larry, si schiaccerà tutto non appena ti stringerò voluttuosamente al mio petto. Non ti seguo. Allora siediti. Oh, quando lo guido io, il mio uomo non può non seguirmi. Oh, che muscoli. Larry, dove hai detto che vuoi portarmi stasera? Al concerto sinfonico. No, oh, lasciamo perdere le sinfonie, Larry. Non serve la musica. Perché non restiamo qui e lasciamo che la natura segua il suo corso? Che cosa? Dai, non essere così ingenuo. Non fare resistenza, buttati. Sto parlando degli uccellini e delle api. Janet, così ci perderemo l'ouverture. Janet, non mi aspettavi così, ti ho deluso, vero? Dovrei esserlo? Sì, sì, non sono la ragazza che credevi. Accidenti. Altro che, se lo sei anche di più. Come? Dolce, no. Sensibile, no. All'antica e per aiuto. Di più anche Larry! Ah! No.
Larry, aspetta, c'è un equivoco, lo volevo, aiuto, aiuto, altri, fermo lì. Ho bisogno di rinfrescarmi, così sarò più conturbante. Ciao, ciao. Vedrai che funzionerà. Beh, com'è andata? Sei nei guai, vero? Aiutami, Jack. Perché? Larry mi salta addosso. Devi escogitare un altro piano, in fretta. Un momento. Abbiamo provato a modo suo, adesso proviamo a modo mio. Vieni, Jack. Perché? Cosa vuoi che faccia? Quello che faccio io. Che cosa intendi fare? La stessa cosa che farai tu, solo che io la farò per prima. Larry, congratulazioni, sono così emozionata. Siamo tanto felici per te, vero Jack? Eh? Ah sì, certo, naturalmente. Scusate, dov'è Janet? È in cucina che prepara la lista degli invitati. Quale lista, Jack? Che sta succedendo? Lo sa lei. Chrissy... Scusa, telefono a mio padre, gli dispiacerebbe non essere lui a celebrare la cerimonia. Ah, e chi si sposa? Tu e Janet. Ah, congratulazioni. Che hai detto? Chi? Ciao. Cosa? Sono... Ferma, aspetta. Spiacente, signore, abbiamo sbagliato numero. Dobbiamo sposarci. Ho sempre desiderato fare la damigella d'onore. Potremmo indossare abiti rosa. Non trarre conclusioni affrettate. Posso parlarti un secondo? Ah, ho già capito. Vuoi che ti faccia da testimone? Va bene, accetto. Che onore. Sei veramente un amico, Larry. Testimoni, damigelle? No, no, un momento. Non credete che stiamo dimenticando una cosa molto importante? È vero, dimentichiamo l'addio al celibato. Comincio ad invitare gli amici. Dunque, chiamiamo innanzitutto... Ah, aspetta, Jack. Metti giù il telefono. Mi sembra prematuro. Andiamo, ragiona. Non posso dare l'addio al celibato. Stai tranquillo. A Janet non dispiacerà. E poi anch'io sarà una festa okay, per lei. Ok, tieni, senti, io vado a raccontarlo ai ragazzi dell'arcobaleno. Vorranno certo essere invitati. Jack! Jack, fermo, ti prego. In nome del cielo. È pronto? Parlano le amiche di Janet? Basta, basta, per carità. Un secondo, non vi agitare. Guarda, che non è un disturbo, Larry, non ti preoccupare. Sì, tu e Janet potrete abitare qui con noi. Almeno finché comprerete la vostra casa nell'Iowa. Iowa? Già. Janet ha sempre desiderato trasferirsi nell'Iowa. Sì, ti farà alzare alle 4 di mattina per mungere le mucche. Ah, come ti invidio. Cosa? Le mucche mu mu? Sì, anche le pecore. Beh, beh. E quando arriveranno i figli? Ghe, ghe. Ah, è il suo sogno. Janet non vede l'ora di accasarsi e di mettere su una grande sterminata famiglia. Già, e tu, Larry, sei l'uomo più adatto che conosca. Ghe, ghe. Beh, immagino che a questo punto non avrai più bisogno di questo, non Jack, è vero? Vediamo. Adios, Camille Catunio. Ciao, Camille ciao. Catunio. Adios, Shirley Karlinski. Ci mancherai, Larry. Janet. Ho cambiato idea. Non voglio. Anche tu, scusa. Scusa. Continua. Janet, sono molto dispiaciuto, ma questa cosa non funzionerebbe. Io non me ne intendo affatto di mucche e di mungiture. Che c'entrano le mungiture? Che cosa? Le mucche. Mu, mu, mu. Ascolta, sì, quelle cose lì. Ascolta, se non hai fretta e aspetti fiduciosa, sono sicuro che un giorno o l'altro arriverà l'uomo che fa per te, ok? Ciao. E l'ultimo... Spenga la luce! Larry! Non so cosa diavolo gli abbiate detto, ma vi ringrazio. Ehi, un momento, io ti ho aiutato di più, sai. Esigo un'adeguata ricompensa. Infinite. Non so cosa avrei fatto senza di voi. Scusatemi. Dove vai? Ecco, sto andando all'arcobaleno per organizzare un rendezvous con una 5 stelle. Ho già fatto il check-up completo. Pardon. I foglietti, prendiamoli! No, no, no. Ah, fagioletto, andiamo!